Trovare il principe azzurro è pressoché impossibile, soprattutto se pretendiamo che una sola persona abbia effettivamente tutte le qualità che noi ricerchiamo. Quindi, oggi, scherzando via messaggio con amici vari, mi è venuta questa illuminazione. Si parlava di genere di ragazzi che piacessero in senso fisico, ma naturalmente si scherzava. E quindi ho pensato di associare questa cosa a un libro per trovare appunto il libro perfetto ed eventualmente leggerlo il mese prossimo. Ho fatto una piccola lista, diciamo di 5 punti. Io penso che in giro non ci sia questo video tag perché francamente ho controllato ma non ne ho visti. Quindi penso sia il primo. Nel caso se ce ne sono altri fatemelo sapere, io me lo sono persa, boh. E se vi va comunque di fare anche voi un video di risposta. Fatemelo sapere naturalmente, che verrò a sbirciare ovviamente. Quindi dicevo, ho fatto una cosa molto spiccia, quindi 5 caratteristiche, diciamo, e ad ognuna di queste va associata una caratteristica di un libro. Alla fine dovremo avere un libro solo che appunto racchiuda tutte queste caratteristiche. Ho detto caratteristiche 650 volte. Dunque. Ci piacciono i ragazzi palestrati o quelli con un fisico un po' così mollo mollo, tranquillo tranquillo? Se ci piacciono i palestrati, sceglieremo un libro che abbia fino a 300 pagine, quindi un libro molto corto. Se invece ci piacciono i ragazzi con la panzotta, sceglieremo un libro che abbia più di 300 pagine. Ci piacciono i ragazzi alti o i ragazzi bassi? Io sono un tappo, quindi naturalmente propenderò per quelli bassi, ma a parte questo, se ci piacciono alti, sceglieremo un libro che abbia la copertina rigida. Se ci piacciono più bassi, o comunque di un'altezza normale, non esageratamente alti, non delle pertiche, sceglieremo un libro che abbia una copertina flessibile, visto che sono quelli in formato tascabile. Colore degli occhi. Il colore degli occhi rappresenterà il colore della copertina. Io sono fanatica del verde, ormai ve l'ho già detto 65.000 volte, quindi sceglierò un libro con una copertina verde. Lunghezza dei capelli. Se ci piacciono i maschietti con i capelli lunghi, sceglieremo un libro che abbia un titolo lunghermo. Se ci piacciono con i capelli corti, un libro con un titolo cortissimo, media lunghezza, naturalmente un titolo normale. Ultimo punto, la personalità, carattere, interessi, cose di questo tipo. Dunque, un libro che sia il nostro genere letterario preferito, oppure cosa ho scritto? Che parli di un argomento che ci interessa, o boh, cose di questo genere. Quindi, ricapitolando e presentando il mio fidanzato ideale. Dunque, il mio sarà un libro pancettato, quindi con più di 300 pagine. Questo ne ha 500 e un pezzo. 553. Che abbia una copertina flessibile, perché come ho detto io sono un tappo e quelle pertiche non mi trovo, cioè ho testato ma no. Quindi appunto copertina flessibile. Colore degli occhi verde, quindi copertina verde. Capelli, ma media lunghezza per me va bene, quindi ho scelto un libro che ha due parole nel titolo. E come personalità, carattere, così io ho pensato, sono già abbastanza fuori di testa di mio, quindi mi ci vuole una persona che abbia un minimo di serietà, che però sappia scherzare, che abbia degli interessi. Sinceramente non tanto verso lo sport quanto più per cose scientifiche o letterarie, cose di questo genere. Che abbia un minimo di cervello ma che non sia troppo serio. Quindi alla fine ho optato per un saggio della Burr scritto da Hugh Gulders e Williams che è Favole periodiche, le vite avventurose degli elementi chimici, che è costui qui. Ah, una copertina verdina bellissima con tutte le molecole disegnate. Io ve lo farei anche vedere, ma tanto non si vede un cavolo. E
niente, mi piace la copertina, mi ispira come cosa, rappresenta tutte le cose che io, tra virgolette, richiedo in un ragazzo, mettiamo così. E quindi niente, questo qui sarà una delle mie letture di settembre, perché per questo mese no, non ce la potrei fare proprio assolutamente, no, sono già in ritardo sulla mia tabella di marcia, quindi no. Bene, se vi va di farlo anche voi, fatemi sapere, cioè ripeto, è un gioco nato così proprio per caso, un triste pomeriggio d'agosto, mentre morivo dal caldo, quindi c'è niente di particolare. E boh, se fate un video di risposta taggatemi così io vengo a sbirciare e ci vediamo comunque alla prossima. Ciao!